Qua siamo in zona Castelnuovo Sotto e abbiamo trovato una vera e propria discarica. Non sappiamo neanche noi da che parte voltarci dallo schifo che c'è. Abbiamo cominciato a tirare via i rifiuti più grossi. Il gelicidio non ci sta dando tregua, ma andiamo avanti, anche se siamo veramente distrutti oggi moralmente a vedere una cosa del genere. Qua sono quintali di rifiuti buttati giù dalla strada statale, senza nessun tipo di regola, senza nessun tipo di rispetto per l'ambiente. Basta guardare le immagini per capire di cosa sto parlando. Siamo con il gruppo Reggio Ripuliamoci, siamo sotto la piazzola di sosta, già segnalata due volte agli organi competenti di comuni e province, sotto la piazzola di sosta della via che va, dello stradone nuovo che va da Castelnuovo a Cadelbosco, dopo il Cava, sulla destra in direzione Cadelbosco. Qua siamo all'interno della discarica che c'è sotto la piazzola di sosta, dove come potete vedere viene scaricato di tutto. Io sto camminando letteralmente su metri di rifiuti, ci sono divani, televisioni, c'è una batteria, bidoni del pattume, batterie d'auto, cassette di frutta e verdura che sono il nuovo rifiuto che si trova pressoché dappertutto. Guardate là in alto, c'è evidente lo scarico di cassette di frutta, di banchi di frutta e verdura. Abbiamo bidoni di pittura, polistirolo, bidoni con del liquido sospetto che non sappiamo che cosa sia, un sacco di pneumatici. Abbiamo pulito un pezzettino di statale, poi ci siamo avventurati nella boscaglia e quello che abbiamo trovato è questo, una vera e propria discarica. Questo sarà una decima parte, forse una ventesima parte di quello che abbiamo trovato. La cosa allucinante di come il territorio venga utilizzato come una vera e propria discarica. Siamo all'opera in circa 10 persone, abbiamo trovato persino un vecchio giradischi, televisori, pneumatici, di ogni e di più, e il gelicidio non ci dà tregua, ma stiamo cercando di tenere botta, perché lo spirito è sempre alto, per fortuna.